Erano in molti lunedì sera in consiglio comunale a ricordare Vito Ortelli. Una cerimonia pubblica ad un anno della scomparsa del grande campione di ciclismo per fare il punto sulla proposta avanzata dalla società ciclistica Faentina, la sua società, di intitolare al corridore il circuito fra Vialesi e Via Cesarolo, utilizzato da giovani atleti per allenarsi, ma è diventato fin da subito anche centro di ritrovo per anziani e bambini che possono andare in bicicletta o passeggiare senza incorrere nei pericoli della strada. Un punto di ritrovo per molte famiglie, disegnato e voluto dallo stesso Vito Ortelli. Il campione, durante il Consiglio Comunale, è stato ricordato dagli esponenti di tutto l'arco politico che hanno portato il loro personale ricordo, dell'atleta prima e dell'artigiano di biciclette poi, grazie alla bottega in Corso Saffi, situata dove oggi sorge una gelateria. Il sindaco Giovanni Malpezzi ha letto brani strappolati dalla biografia del ciclista, mentre il presidente della società ciclistica Faentina Raffaele Babini e il commissario tecnico della nazionale di ciclismo Davide Cassani hanno raccontato non solo il Vito Ortelli campione, ma anche il Vito Ortelli costantemente impegnato ad aiutare bambini, ragazzi e giovani nel mondo delle due ruote. Dopo una prima parte dedicata al ricordo delle gesta e dell'insegnamento di colui che era riuscito a tenere testa alla coppia Coppi-Bartali, il sindaco Giovanni Malpezzi è entrato nel merito della questione dell'intitolazione. Sono infatti normalmente richieste dalla legge italiana 10 anni dalla morte di una persona per poter vedere intitolare la sua memoria una strada, una piazza o, come in questo caso, una struttura pubblica. Un lasso di tempo che la società faentina ha chiesto di bypassare adottando una procedura straordinaria che il Comune di Faenza ha deciso di appoggiare. Dalla prefettura di Ravenna è arrivata la notifica dell'attesa del nulla osta del Ministero per procedere all'intitolazione. Nel progetto presentato dalla Faentina, in concomitanza con la richiesta di intitolazione, il circuito ciclistico diventerà un centro estivo dedicato alla sicurezza stradale, ideato per gli utenti più deboli. Potrà ospitare non solo ciclisti, ma atleti di diverse discipline, amatori e hobbisti, che vogliono allenarsi o anche solo passeggiare al riparo dal traffico. Nell'idea originale sono previsti una serie di percorsi dedicati a promuovere la sicurezza stradale, soprattutto nelle nuove generazioni, da far partire durante il periodo estivo, dopo la festa della bicicletta, che si tiene annualmente proprio nel circuito di Vialesi, incentrata sull'insegnamento del rispetto delle regole e delle buone prassi della circolazione stradale. Una nuova fase per continuare a valorizzare il percorso protetto disegnato da Vito Ortelli, ritenuto un fiore all'occhiello per la pratica dello sport della nostra città.